Antonio Gruttadauria, tempo di sconti, che aiutano o non aiutano in periodo di crisi? Allora, sicuramente aiutano, perché chiaramente lo sconto pubblicizzato crea un movimento che nel periodo normale non c'è. Però, francamente, in questi ultimi periodi sta succedendo che non sono più gli sconti di una volta, sono sconti più leggeri, anche per il fatto che noi cominciamo a fare sconti un po' prima rispetto alle date ufficiali, con i pre-sconti, con le promozioni, con l'anticipo dei saldi, quindi automaticamente la gente, soprattutto i clienti fidelizzati, acquistano prima. E questa è una delle principali motivazioni per cui non c'è più la confusione che una volta c'era nei negozi con il periodo dei saldi. Ma il periodo in cui gli sconti non venivano effettuati, stiamo parlando sicuramente di circa un ventennio fa, secondo lei era migliore rispetto ad oggi o è meglio aspettare questo famoso periodo dei saldi per i clienti? Allora, sicuramente era migliore perché in termini di fatturato si faceva molto di più. È anche vero che bisogna fare un'analisi un attimino più globale, perché 20 anni fa, 25 anni fa non c'erano tutti questi centri commerciali, non c'erano tutte queste vendite online, quindi automaticamente il negozio tradizionale in questo momento di mercato sta soffrendo. È anche vero che 20-30 anni fa il reddito disponibile delle famiglie era maggiore rispetto a questo, quindi attualmente sono tutto un insieme di variabili che fanno sì che oggi purtroppo le vendite non vanno come una volta. Signora, in questo periodo di sconti ha approfittato per acquistare qualcosa? Ma veramente no, perché siamo in crisi per tutti. Prima si poteva fare, ora siamo tutti, che posso dire, senza una lira, in mezzo alla strada, lavora chi sta bene, chi non sta bene si resta a casa, è così. Prima poi ci aiutavamo l'uno con l'altro, anche i commercianti, cose. Ora vedo che la città è morta, proprio non c'è sbocco né per i giovani, infatti i nostri giovani stanno andando fuori per lavorare, è così. Allora, vedo che ha fatto acquisti, ha approfittato di questo periodo di sconti? Certo, infatti, sì. Quindi in questo periodo secondo lei è più facile acquistare rispetto agli altri periodi dell'anno? Vabbè, sicuramente, no? È ovvio. Come mai pensa questo? È perché è così, è perché si vede che effettivamente... Io penso diversamente invece, io penso che c'è un notevole rialzo prima di esporre la merce e poi riabbassano per proporla con gli sconti. Quindi magari lei preferirebbe che durante tutto l'anno ci fossero dei prezzi sempre costanti, così da poter acquistare in ogni periodo senza dover attendere? Sicuramente vieterei gli sconti perché sono una grandissima presa VIP. Approfittando per fare shopping dei periodi di sconto? Onestamente sì, perché comunque ci sono buoni prezzi e quindi comunque si può acquistare in maniera meno pesante per il portafoglio. Lei preferirebbe che anziché gli sconti ci fossero magari sempre gli stessi prezzi durante il periodo dell'anno per poter acquistare, diciamo, stamattina esco e faccio acquisti? Compro, ma non sarebbe male come idea, nel senso che comunque per chi ha la possibilità magari di comprare anche nei periodi non di sconto il problema non si pone, ma per chi comunque si deve, diciamo, un po' trattenere, avere gli prezzi costanti durante tutto l'anno sarebbe una buona cosa.